Cioccolino non solo botto, 3001, Cocotino, delegato, 4 litri, nuovo mazzo, guarda, adesso, Lorenzo Lucchi, Cocotino. Va bene. Porca miseria, è già la quarta volta. Tra un po' si abbassa ancora di più la temperatura e congeliamo. Esatto. Ciao a tutti, finalmente siamo in esterna, incomincia l'estate. Anche se oggi è piovuto, però va bene così. Volevamo provare un set diverso e lo abbiamo fatto. Siamo qua. Nello specifico oggi vorrei far vedere un'app particolarmente interessante per iPhone che può avere una ricaduta molto interessante sul quotidiano, nel senso che con questa app si possono riconoscere e leggere molte cose. Svolge vari compiti che altre app svolgevano separatamente. Andiamo ad analizzare questo menu. C'è lo short text che serve per ascoltare, per poter individuare tutto quello che la telecamera si trova davanti, quindi lo legge. Tisana ciliegia. Ingredienti: frutti di rosa canina asterisco, fiori di ibisco asterisco, mela asterisco, scorze di arancia asterisco, scorze di limone asterisco, oh. Aromi naturali di ciliegia, più contenere tracce di glutine, asterisco di agricoltura biologica. Ingredients: rose and fruits asterisco, ibiscus laurens asterisco, lo legge anche in inglese. Orange peel asterisco, lemon peel asterisco, natural cherry flavor, mai contain traces of gluten, organically grown. Confezionato e distribuito da San... famosa miscela di raffinati teneri dal morbido sapore di bergamotto. Bene. Sappiamo che è un tè al bergamotto. Earl Grey tea. Ed è un Earl Grey. Ingredienti: nero, 97%, aroma bergamotto 3%. Miscela creata e selezionata da R. Pocking and Company Limited, 216 Strand, London, WC2R, England. Ok, pensano che a Londra saranno contenti di essere stati pubblicizzati. Poi abbiamo Document, quindi scatta una foto a una pagina di libro, a un giornale, e poi la riconosce, e la riconosce direi molto bene. Evoluzione della scrittura. Come si è arrivati al Braille? Per molti secoli, il conciliare lettura e scrittura per ciechi in un unico sistema però sembrava un ostacolo insormontabile e senza soluzione. Product praticamente legge il codice a barra del prodotto, quindi va sul sito del prodotto e può leggere tranquillamente tutte le indicazioni del prodotto stesso. Vediamo che cos'è questo. Coccolino blu 4 LTR. Il coccolino. Ok. Rasizing. Fiorentini Demerara Sugar 500G. Person scatta delle foto alle persone. La cosa molto interessante è che cerca di stabilirne l'età, e in alcuni casi dà veramente fastidio perché aumenta l'età, in altri casi la diminuisce. Comunque dice il colore dei capelli, la faccia, che tipo di sguardo hai, se lo hai arrabbiato oppure triste o allegro. Currency preview e praticamente riconosce le banconote, dagli euro alle sterline, non penso che riconosca più le lire. E vediamo quanti soldi ci sono su questo tavolo. 5 euro, 50 euro, 20 euro. Scene preview che descrive la scena che viene fotografata dall'iPhone. Color preview vede il colore, quindi per ogni cosa ne dice il colore, non è molto precisa perché questo è veramente difficile in base alla luminosità dell'ambiente, eccetera. Handwriting preview, questa è una possibilità praticamente rivoluzionaria. Cerca di leggere la scrittura a mano, quello che non fanno neanche gli scanner professionali. Light, la luce, a seconda di come lo muovo, lui emette un suono più o meno forte, quindi può servire per sapere se ci sono finestre chiuse, LED accesi. Bene, abbiamo visto che può
veramente essere molto utile quando uno va in dispensa per andarsi a cercare l'acqua minerale, se è gasata oppure una bottiglia di vino, per sapere che vino è, o lo zucchero o la farina. Poi una grande importanza la ha nel momento in cui riconosce anche i soldi, anche se molti di noi i soldi li riconosciamo, per fortuna, però anche in questo caso, mettendo davanti sul banco le varie banconote, lui le riconosce e le legge. Quindi direi che è molto interessante. In questo momento ha il menu in inglese ed è in inglese, sicuramente sarà aggiornata perché è prodotta dalla Microsoft, quindi sarà aggiornata e resa in italiano e saranno implementate altre funzioni, però già così ha una grande utilità. Con questo io vi ringrazio per l'ascolto e per la visione. Mi raccomando, mettete like, condividete il video e grazie per continuare a seguirmi e al prossimo video.